Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con lo squad builder che vi avevo promesso della Bundesliga. L'ho pagata veramente poco, 20.000 crediti. Per Xbox dovrebbe anche costare di meno, circa sui 15.000. Poi ovviamente comprando alle aste i giocatori risparmiate sempre qualcosina. Comunque ho usato il modulo 3-5-2 perché, per il semplice motivo che c'erano diversi difensori centrali che erano abbastanza buoni e soprattutto non mi convincevano tantissimo i terzini. Quindi ho voluto optare per la difesa 3. Non mi sono trovato benissimo con la difesa 3, però comunque sia si può giocare tranquillamente. Quello che ho notato è che magari nei contropiedi degli avversari è sempre un po' aperta la difesa e lasciano sempre dei buchi abbastanza evidenti, però vabbè. Comunque, cominciamo subito con il portiere Adler. Adler non è assolutamente il portiere che era l'anno scorso. L'anno scorso era un portiere assolutamente devastante, cioè era veramente fortissimo, parava qualsiasi cosa. Quest'anno tutti i portieri sono molto più scarsi e quindi non mi sento neanche stavolta di dare un giudizio ai portieri. Comunque sia, ha ottime caratteristiche per quanto riguarda tuffo e riflessi, anche un buon posizionamento, però gli errori li fa lui come li potrebbe fare tranquillamente Neuer, perché i portieri quest'anno sono così, dobbiamo metterci il cuore in pace. Comunque sia, non costa neanche tanto, volendo c'è anche Reina che potrebbe essere provato. Poi i tre difensori sono, allora a destra Felipe Santana, che è il miglior difensore che c'è, penso, in questa squadra sicuramente, perché praticamente con la sua velocità di 80 recupera qualsiasi cosa, cioè tutti gli attaccanti lui li riesce a recuperare e questo è veramente una cosa positiva quando un gioco si basa solamente sulla velocità degli attaccanti, come purtroppo è questo. Quindi un difensore veramente da provare, da comprare assolutamente, ci deve essere in ogni squad builder della Bundesliga perché è veramente letale, poi costa realmente poco, quindi ci sta davvero tanto. Poi abbiamo in mezzo Höwedes, che sono riuscito a trovarlo con spina dorsale, che gli migliora un po' fisico difesa e vabbè passaggio. È un ottimo difensore, peccato che non è velocissimo perché altrimenti sarebbe veramente fortissimo, perché in difesa è veramente insormontabile, anche un buon fisico, è alto, di testa le prende e poi costa poco. Ovviamente se fosse più veloce costerebbe di più, magari da mettergli una chemistry style che gli migliora un po' la velocità, però comunque sia nel complesso è veramente un buon centrale. Mentre a sinistra invece abbiamo Toprak del Leverkusen, che anche lui è un buon giocatore, ovviamente costa molto meno rispetto agli altri. Però se avete i crediti c'è di meglio ovviamente da prendere, però se invece avete un budget più limitato lui è una buona alternativa. Andiamo con i due CDC, troviamo a destra ho messo Bender, anzi no, l'ho messo a sinistra Bender perché vabbè dopo vediamo. Comunque Bender sì, è un buon giocatore, l'ho preferito a suo fratello perché ha un passaggio più alto, quindi migliore e quindi è più forte. Ovviamente dovete aggiungerci al suo prezzo il cambio di ruolo che sta circa sui 1500 crediti, che è un po' tantino. Però comunque sia, ho riscontrato un buon giocatore, certo non velocissimo, però comunque sia, per essere un CDC ha comunque un buon valore di passaggio, il che secondo me è fondamentale. E poi comunque difesa e fisico è molto molto buono. Suo compagno di reparto invece è Behrami, che ho voluto provare perché ha veramente delle ottime stats e difatti comunque è un buon CDC sicuramente, work rate da CDC puro, alto 1,85, quindi ci sta, discreta velocità, discreto passaggio, buon dribbling, forte in difesa e in fisico, quindi davvero sì, per 400 crediti prendetelo perché è veramente, veramente forte. Ecco. Voglio vedere un attimo perché ce ne ho altri, c'ho Gais, Anders, anche questo qui non è male ragazzi, perché ha delle buone stats di difesa fisico e di velocità. Passaggio un po' meno, però vabbè, da provare anche lui. Andiamo invece con gli esterni, vi anticipo che gli esterni Herrmann, vi anticipo che gli esterni li ho usati pochissimo, perché secondo me quest'anno gli esterni non servono. Infatti io probabilmente da qui in poi farò pochissime formazioni con gli esterni, perché secondo me sono inutili. Però vabbè, infatti 4 partite, 0 gol e 0 assist, un giocatore che ho pagato 800 crediti, non tanto, ovviamente se avessi speso di più mi sarei anche un po' incazzato, perché praticamente non li sfrutto mai, si gioca soltanto in mezzo in questo FIFA, almeno questo è quello che ho notato io. Comunque, Herrmann, come si può vedere, è veloce, ha un passaggio vabbè migliorabile, un ottimo dribbling, peccato che abbia solo 3 stelle abilità. Poi,
Invece a sinistra abbiamo, vabbè, c'è Perisic volendo, si può usare lui, ma io ho utilizzato un AS perché comunque fa doppia intesa e quindi non avevo bisogno del cambio di ruolo, cioè Son. Che per quanto riguarda Son è difficile dare un parere, perché è veloce, ha un ottimo tiro soprattutto di destro e di sinistro, tranquillamente non fa alcuna differenza per via del 5 stelle piede debole, ma la cosa che lo fa diventare scarso a questo giocatore è quel 67 di passaggio, sembra 30 perché gli sbaglia tutti, sbaglia qualsiasi passaggio, e che mi ha fatto tanto incazzare. Comunque costa realmente poco, 750 crediti sono veramente uno scherzo, però quando ti serve un passaggio decente da parte dell'esterno, ecco, lui non lo fa, quindi non dovete contare su di lui. Poi andiamo con il COC, abbiamo De Bruyne, ma volendo io c'ho anche Hazard, Maier e Çakhanoğlu, però concentriamoci su De Bruyne. De Bruyne è un buon giocatore, un ottimo giocatore, anzi mi sento di dire, ma non è assolutamente comparabile a quella bestia che era l'anno scorso. L'anno scorso era qualcosa di allucinante, quest'anno comunque è sempre un ottimo giocatore con una buona velocità, un grandissimo tiro, un grande passaggio, poi 5 stelle piede debole, 5 stelle abilità, 4 stelle abilità, quindi sì, è forte, ci sta, però non è come l'anno scorso. L'anno scorso era molto più OP, infatti mi ha fatto un solo gol e 3 assist in 4 partite, l'anno scorso mi avrebbe fatto in 4 partite 7 gol e 15 assist, per farvi capire. Costa anche tantino, perché comunque è raro, penso. Però, ma ci sarebbe anche da provare Firmino. Io non l'ho provato, però, boh, se voi l'avete provato, fatemi sapere com'è. E poi andiamo con gli attaccanti. Troviamo a destra Ciro Immobile, che ragazzi, fa schifo. Almeno a me ha fatto veramente cagare. Perché pensavo realmente... Ho visto delle recensioni su Immobile e tutti lo descrivevano come una bestia. Oh, a me, ragazzi, non è stato così. Non capisco perché... Anzi, mi è piaciuto di più come seconda punta, diciamo come assist man, infatti mi ha fatto 5 assist, che è tantissimo, che come realmente punta, perché davvero perdeva tutti i palloni, di fisico non ne vinceva uno, davanti alla porta sbagliava, ho preso 40 pali con lui, veramente sfortunato e secondo me non forte, solo che il problema della Bundesliga è che non ci sono tanti attaccanti validi, magari c'è Kalou da provare, ovviamente non Lewandowski perché ti partono i milioni, però boh, c'è da provare Kalou, perché io con lui non mi sono trovato, magari ecco in un attacco a uno come unica punta magari ci sta anche, non lo so, boh, vediamo, da provare, fatemi sapere voi nei commenti se vi è piaciuto Immobile. E invece, ragazzi, la bestia è Ramos, ragazzi, è qualcosa di allucinante, 4 partite 8 gol, davvero ogni volta che ha lui palla è pericolosissimo, può fare gol da qualsiasi momento, in qualsiasi punto del campo, ragazzi, veramente fortissimo. Se avete 6.000 circa crediti per acquistarlo, fatelo, perché non ve ne pentirete, un attaccante formidabile, ve lo garantisco. Comunque ragazzi, questa era la squadra, comunque ci si diverte, è carina come da utilizzare, anche per 20.000 crediti ci sta. Ovviamente se avete qualche credito in più di questa squadra, tenete tranquillamente Ramos e Felipe Santana e costruiteci con qualche altro giocatore, magari che costa di più ma che è migliore. Comunque ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, e vi invito a scrivermi nei commenti quale squadra vorreste vedere nel prossimo video, magari una Serie A visto che ci sta, oppure una Liga Portoghese, fatemi sapere nei commenti. E adesso vi lascio il clip, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, alla pagina Facebook, Twitter, Instagram, link li trovate in descrizione come al solito. Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.